Chiamo adesso il terzo relatore che ci parlerà della neoplasia dell'endometrio, preservazione della fertilità nella neoplasia dell'endometrio, e la scuola dell'Università di Firenze, non c'è il professor Scarselli, che viene sostituito dal dottor Margelli, corretto? Prego. Buongiorno, ringrazio gli organizzatori, i moderatori, porto i saluti del professor Scarselli che non ha potuto partecipare e vediamo la preservazione della fertilità in caso di neoplasia dell'endometrio. Il carcinoma endometriale rappresenta il tumore maligno più frequente nell'apparato genitale femminile ed è stato stimato dall'ACOG del tutto recentemente che il 2,6% delle donne nordamericane possono essere colpite da questa malattia. Ora sappiamo che è una malattia che interessa generalmente la sesta decade di età, però a seconda della casistica dal 5 al 29% dei casi le pazienti presentano un'età minore o uguale ai 40 anni. Il trattamento standard, dico delle cose ovvie, è un trattamento chirurgico con stadiazione chirurgica e questo garantisce nel primo stadio una sopravvivenza a 5 anni superiore al 90%. Però chiaramente questa linea terapeutica comporta inevitabilmente l'infertilità, i disturbi da deprivazione, quindi per giovani pazienti fortemente desiderose di gravidanza sono state prospettate delle soluzioni alternative che potessero consentire la possibilità di avere un figlio riducendo al minimo l'atto demolitivo. Quindi trattamenti conservativi che devono però sottostare a rigorose condizioni permittenti. Le possibilità sono elencate in questa diapositiva. Vediamo anche la crioconservazione di ovociti, che poi in realtà non è un trattamento conservativo e di cui abbiamo anche già sentito parlare dai relatori che mi hanno preceduto. Vediamo le condizioni permittenti. Deve trattarsi di una forma di adenocarcinoma endometriale ben differenziato in stadio 1A in donna giovane desiderosa di gravidanza. È opportuno che la paziente sia completamente informata in modo esaustivo da un'equipe generalmente formatasi dall'oncologo ma anche da un medico della riproduzione, da un patologo, da anche un supporto psicologico. È indispensabile che sia approntato un adeguato e specifico consenso informato e altrettanto indispensabile e rigoroso deve essere la collaborazione offerta dalla paziente in modo assoluto, sottoponendosi quindi ad uno stretto programma di follow-up affinché non si abbiano questi eventi avversi che in letteratura sono descritti. Vediamo qui uno stadio 4 dopo il fallimento di un trattamento conservativo. Vediamo un altro lavoro in cui si parla di un interessamento miometriale dopo un trattamento medico per carcinoma endometriale in giovane donna. Quindi passiamo ad esaminare le varie possibilità. La terapia con progestinici è una strategia che continua ad interessare, a essere oggetto di dibattito e di ricerca, però la paziente deve essere estesamente e compiutamente informata che è stato riportato un rischio di recidiva pari al 50%. Quali sono i farmaci impiegati? Uno è il megestrolo acetato alla dose di 40 mg 4 volte al giorno. In questa review
di autori nordamericani si ha anche la presentazione di due casi originali. Vediamo qui uno, ma si tratta di casi speculari, una paziente di 29 anni che presenta di base un adenocarcinoma endometrioide di primo A, esegue biopsie endometriali a 4 e 7 mesi che dimostrano la persistenza dell'adenocarcinoma, a 10 mesi presenza di iperplasia atipica, a 14 mesi un curettage, sempre iperplasia atipica, a 19 iperplasia complessa senza atipie citologiche. Un altro gruppo ha utilizzato il metrossiprogesterone acetato, si tratta di un gruppo giapponese che ha associato ai 600 mg al giorno di metrossiprogesterone acetato anche 81 mg di acido acetilsalicilico a contrastare i possibili eventi avversi legati agli alti dosaggi del farmaco. E vediamo qui un po' complesso, cerchiamo di semplificare l'iter seguito, le pazienti arruolate vengono adeguatamente informate, vengono rivalutati i vetrini, in caso di adenocarcinoma endometriale a 8 settimane viene eseguito un curettage, in caso di risposta completa queste pazienti vengono inviate alla biopsia a 26 settimane di trattamento, in caso di risposta parziale, ora non riesco, ecco, in caso di risposta parziale le pazienti possono essere recuperate a 16 settimane e poi inviate quindi alla biopsia a 26 settimane. Le pazienti che hanno risposto compiutamente eseguono 6 cicli di estroprogestinici e poi in caso di desiderio di fertilità può essere attuata l'induzione dell'ovulazione oppure una stretta osservazione. Vediamo qua le risposte complete, prendiamo solo i quadri di adenocarcinoma endometriale, 55%, risposte parziali 32%. Non dimentichiamo questo, però è estremamente importante, che durante il follow up sono state osservate recidive nel 57% dei casi, 8 pazienti su 14. Anche noi abbiamo un piccolissimo contributo, una piccolissima esperienza legata al trattamento con dispositivi intrauterini medicati a levonorgestrel, dispositivi che dismettono 50 microgrammi al giorno per 5 anni e dopo una lunga esperienza nel trattamento delle varie forme di iperplasia di cui sentirete nel pomeriggio i risultati preliminari di un follow up ventennale dalla professoressa Bruni, abbiamo questo caso trattato, una paziente di 26 anni trombofilica con una risonanza magnetica negativa per infiltrazione miometriale e linfonodi, ha eseguito controlli sia con ecografia che isteroscopia con biopsia endometriale ogni 3 mesi, risonanza magnetica ogni 6 mesi, si trattava di una forma endometrioide altamente differenziata ed ecco qua a 3 mesi nella parte alta la presenza di aree di iperplasia senza atipie e la risposta di pseudodecidualizzazione stromale e ipoatrofia delle ghiandole a 36 mesi, per cui si ipotizzava questa opzione terapeutica in quelle giovani donne fortemente desiderose di gravidanza che non erano candidate al trattamento sistemico e mantenendo però mandataria lo stretto follow up istologico e eventualmente l'immediata chirurgia in presenza di persistenza di malattia.